Bentornati amici esageratissimi sul canale di Stenico, io sono E io Nico. sono Ste. Eccoci con Metal Finalmente Metal. l'hai scaricato tutto o ci manca ancora qualcosa? Non so, cioè, l'hai No. scaricato con la connessione del bar, sei andato al bar, andato al McDonald's, hai collegato Guarda, l'Xbox. se il tuo telefonino ha la connessione di Winnie the Pooh, Vabbè, non ho è che. capito, è il telefonino, 200 giga di gioco, Ancora comunque. grazie che siamo riusciti a portare la prima puntata. Vabbè. Comunque, poi abbiamo fatto altro, siamo andati avanti con altre serie. Nel frattempo poi ci siamo rivisti e quindi Esatto, e abbiamo quindi ci scaricato il siamo. gioco. Beh, Quindi proseguiamo la nostra avventura. ci eravamo fermati qua E dove quindi ci dobbiamo andare giù. Immergiavamo. immergiavamo, E quindi vai. quindi, E vai. quindi continua. In teoria qui, adesso, come mettevano piede nell'acqua, gli si rabbrividiva Si tutto. rabbrividiva tutto. Eccoci. Oh. Guarda che tuffi. Guarda che tuffi, guarda che sole, guarda che mare. Sì, è andata grande, Te lo dico a una fare. figata. Che cazzo faccio? Sta frescura. Sta frescura, mia. Ah, vabbè, non dovrebbe fare Lì si tanto fa troppi freddo alla fine. scrupoli. Si comporta come se saccheggiassimo l'aereo. A me fa una Va bene, paura fa sta dunque, roba mi andare piacerebbe. sott'acqua così Nessuno si tanto. offenderà se ci prendiamo un ricordino. Ti Non lo mozzicano diremo a il culo, è un nessuno. casino. No, no, Di però certo non in fate generale finta non che so, non lo sia. mi inquieta andare troppo Laggiù. sotto dove non vedo un cavolo. Ti Sì. inquieta. Deve Ecco essere lì. lui. Oh, è parecchio più grande di quanto mi aspettassi. Cazzo. È praticamente intatto. È una scoperta a dir poco È incredibile. una scopata Viaggiamo incredibile. intorno Una al suo scopata. cadavere. Nel mentre qua Che? c'è il allora c'è quell'altro lì che si sta vomitando lì per Sì. terra. Questo Come va, qua capitano? invece, Gradisci cazzo una gliene birra frega. con il tuo secondo? Tu Questo cazzo gliene non frega, sei questo vuole affatto il mio scopare. secondo. Il Sì, terzo? sì, sì. No, il giovane muzzo Il zelante. terzo, il Ancora quarto. no. Qui. Tuo cliente incredibilmente affascinante e danaroso vorrebbe gustarsi una rinfrescante bevanda in tua compagnia. Ecco, via. Sì, perché no? Sì, Sì, dai. perché no? No, minchia, rilassati, zia. No, stai tranquilla, minchia. Quelli sono sotto E fatela che una birra da parla la mo. 86 però. Esatto. Fatela la San Miguel da un litro, cazzo. Come la paghi? Vero? Mai parlare Non si parla di dell'isola. finanze a una signora. Giusto, sì. È che stavo pensando di prendermi una barca e speravo Beh, potessi sì. darmi delle dritte. Sarebbe un Beh, piacere. sarei lieta di aiutarti a disfarti del tuo denaro. Comunque ora devo controllare che la Duke of Milan sia a posto. Sì, signora. Certo. Va bene. Guardate anche voi che sia tutto a posto. Esatto. Avete visto Con come. il monitor spento, tra Con il modo l'altro. in cui. Ovviamente. Accendilo, Il Dick. meteo sembra buono. Eh Siamo in beh, 9 quindi gradi, siamo a dai. posto con la Duke of Milan. Boh, dai, torna indietro. Torna era. Meglio controllare le nuvole. Vediamo Che le fai? nuvole, vediamo le nuvole, vediamo Fai le un salto nuvole. sopra? Abbiamo più compagnia del previsto. C'è qualcosa, cioè, si sta avvicinando. C'è un bondino. C'è un bondino. Quella è la tua patente scaduta. Sì. Piglia la guardia costiera. Vabbè, ok. L'avevamo già visto l'altra volta. Si guarda in giro come se ci fosse una popolazione di 1600 persone su questa barca. Andiamo a vedere sotto quello che sta Cioè, ho già visto dicendo. la scorsa puntata la cosa che era. Infatti l'ha messa via ora però. Allora, Perché? l'altra volta, se non mi sbaglio, siamo riusciti a cliccare su questa Sì. foto. Sì. Però Però lei non ha dei flashback. a lei non dice un cazzo. No, è perché vabbè, è la sua, la nave. Seconda volta l'ha Vabbè, vista con la barchetta. giustamente. Allora, andiamo avanti. Questa porta. Oh, no, però devi fermarti quando ti dico di fermare. Apri. Fatti Apri. un po' i cazzi degli altri. Esatto. Ah, gli prende tutto subito. Spruzzatina deodorantica. Spruzzatina deodorantica. Posso prendere altro? No, c'è il libro. Il libro! Shroud of Innocence. Shaun of Innocence. Beh, vabbè, metti a posto. Vuoi vedere se c'è qualche mutanda che ti interessa? Non ho Qualche capito. mutante anche. Oltre che mutanda. Allora, fuori tutto bene, il sole splende, il vento tira. Dove vai? Ah, qua. Entra. Posso andare? Sì. C'è Oh, stato un gira. guardia. Questo è il suo.
anche se l'ha già visto. Vedi, ti ho detto. E chi cazzo sono questi con le pistole? Li tengo ancora. Però aspetta, c'è questo flashback, l'hai visto? Sì. Il tipo ci... Il tipo. Sì, c'è un tipo con una pistola. C'è un... uno pelato. C'è uno pelato. Oh, però, la zii, ti devi muovere qua a sinistra. Vai, sinistra, sinistra. Guarda che quando come ti cambia la telecamera... Steso da una birretta ghiacciata. Bah, che razza di sfigato. No... Sei in vacanza. Ehi, sei in vacanza. Ci sta a lasciarsi andare. Adesso fonderò un circolo di astemi. Un solo socio, ecco. Iscrizione a vita. Spero che i piccioncini se la spassino là sotto. Spero che sappiano cosa fanno. Spero che sappiano quello che fanno. A 20 metri di profondità non si scherza. Alex fa il buffone, ma ha preso il brevetto da sub col massimo dei voti. Cosa facciamo? Sorpresa o curiosità? Dai, tu e tuo fratello siete uniti. Lo conosco da una vita. Devo tornare su. Ci vediamo. Allora, di qua. Ah, vedi, vedi. C'è una cosa che sflasha, signora. Allora, così ti giri da questa parte. Con quale... con quale velocità? Numero di conto, grazie. Aspetta, non abbiamo letto un cazzo. Aspettate un attimo, aspettate un attimo. Buono, che qua devi tenere sempre premuto. Eh sì, troppo sì. This letter, regia signora Dubois, la presente missione notifica di pagamento delle rate previste. La cifra dovuta è 24 milioni. Ah, c'è ben i debiti. 24 mila dollari, di cui termina a pagare entro inoltre il primo agosto 2019. Minchia, c'è ben i debiti. Il pignoramento della Duke of Milan. Ai. Cicciulano la barca. Cicciulano la barca. Ho capito. Quindi siamo anche mega indebitati. Quindi questi soldi di sti quattro ricconi ci servono come il pa. Che cazzo. Non lo so. Sflasha l'immagine in una maniera incredibile. No, è che cambia l'inquadratura. Sì, forse questo di sto gioco è l'unico limite. Un po' che sì, uno sflasha l'inquadratura. Non riesce a capire. Poi non ti cazzo. Perché ad esempio, non capisco quando sono io a comandare lei. Oh. Vedi a questo che dice. Oddio! Dai, dove vai? Ehi, quando cambia l'inquadratura devi subito cambiare. Devi subito cambiare la adesso direzione. Adesso che poi lo vedi tu. Ti stai godendo il tempo libero? Tranquilli, vai, tranquillità. Beh, vedo che stai tranquillitezza. Il tempo libero. Sì, sono un tipo eclettico. Non dire nulla. Ha fatto tutto da solo. No, ok. Non mi ha dato il tempo di scegliere. Che brutta persona. Che c'è ora? Non è la guardia non costiera. Non è la guardia costiera. Almeno non rischiamo l'arresto. Come dobbiamo comportarci? Sto zitto, lascia noi non prendere iniziative. Il capitano sono io, tu resta zitto e lascia fare a me. Capito? Oh, il capitano me lo immaginavo col cappello. Sì, un po' più piratesco. La boa. Ecco. Ci sono sommozzatori. Gente, state indietro, abbiamo dei sommozzatori in acqua. Gente, state indietro. Oh, gente, bella frase. Sì, ma poi cioè te avrà sentito sicuro. Cioè. Sì. Che sì, cazzo sono. Abbiamo subito danni, visto? Guarda, ah, quello è quello della pistola. Amico, non è un problema. Che ne dite? $10 e via? Ecco. Ops, colpa mia. Coglione. Facciamo 20. Ma dai, ma cacchio, che ne dite di 30? Posso arrivare a 30? Ma dai, ma che d'accordo, cazzo? Siete ma questo bravi qua è il tipo con la pistola, bene, delle ecco. Facciamo cifra tonda. Posso sparare io? L'ha presa bene comunque. L'ha presa molto bene. Anche l'occhio. Quello lì era quello con la pistola, che era il tipo pelato con la pistola. E per forza questo gli fa. Gli ha dato praticamente del. del barbone. Sta barchetta di quattro soldi. Barbetta del cazzo, che barchetta delle palle. Ok, scheletri con buchi di pistola.
Cor, davvero? Davvero? La torretta dietro. Ah, oh, è bravo Connie. Connie. È diventato Connie. Chi minchia è Connie? Minchia Connie. Minchia Connie. Sei il padrino. Vabbè, entreremo da lì. Connie Brasco. Eccola lì la torretta. Effettivamente aveva ragione. Occhio a sti spuntoni che è un attimo che ti... Un attimo che ti sfreggi... Sfreggi tutto. Ti tagli tutta l'attrezzatura. XX. Perfetto. Vedi. È pericoloso. Sì, però, na, cioè... Sì, poi è entrata lei prima. Cioè. Prima le signore. Ok. Ah, ehi, posso andare io. Un momento. Cazzo, Alex, ce l'abbiamo fatta. Non riesco a crederci. Un quadro. Cos'è? Il cuore. Sì, premonizione. Il diavolo nell'abisso è la premonizione. Non è cazzo. Qua non posso vedere niente. Io sono andato dritto. No, di qua esci. Ok. Allora come si turnica la signora? Questo l'abbiamo visto. Qua non c'è niente. Entri, signora. Niente, non c'è niente. Ah. Giulia, non farlo. Dovresti togliere il respiratore. Meglio di no. Ma quel tubo è stretto. E se ti incastri senza il rebreather? La vita va vissuta. Via. Come sei noioso. Non preoccuparti. Cioè? Stai scherzando? Mi stai dando del noioso. Ogni tanto devi rischiare. Io ho fatto sta scelta, ma... E vuole prendere sto... Io non ci sarei mai entrato in quel tubo. No. Però è un gioco, posso fare una scelta, esatto, che nella vita reale non farei. Esatto. Ma poi come cazzo fa a tenere che ha perso un pacco? Mi dà un fastidio. Devo schiacciare. Sicuro dove essere. Sento che devo schiacciare. Un polpo. Un polpo. Polpo, prendilo che le patate prendilo sono sulla barca. Che le patate ci stanno. Che sono buone. Io li tengo aperti gli occhi sott'acqua, ma non vedo una ceppa di... Sì, non tutto parte quello, poi niente, fastidio. XX. Che cazzo. Da dove siamo usciti? Dal culo dell'aereo. Madonna, con che nonchalance gliela ha ficcata. Ma poi come faceva a sapere che saremmo usciti là? E voilà. Basta un errore qui sotto ed è finita. Solo uno, ricordo. Hai visto la maschera come si... come fa defluire l'acqua? Ho visto. Era tutto ok. Tranquillo, vai. Sto bene, vedi? No problem. Fare faccio. Ok, abbiamo preso finalmente sto coso. Ricerca in corso. Completata. Gira sto foglio. Non posso girare. No, aspetta. Sì. No, non posso girare. Dall'altra parte. Un aereo di soccorso. Partito da una base USA. E giralo tutto sto cazzo. E non lo gira. Guarda. Vabbè, ok. Aereo di collezione, decollo base cancellato. Oh, è un aereo di soccorso. È una nave in difficoltà. Noi l'abbiamo vista all'inizio, la nave in difficoltà. Allora, qualche... Cos'è? Proiettile. La supposta. Secondo me è una supposta. Sì, no, è proiettile. Vabbè. Segreto trovato. Attenzione, lungo tutta la fusoliera. Brad diventerà matto quando glielo darò. Ma quella non aveva detto non toccate niente là sotto. C'è, e noi invece ovvio. Ci portiamo via la roba. Portiamo via tutto. I souvenirs. I souvenirs. Allora, con questo posso muovere la lucina. Guarda qua. Hanno adattato il vano bombe al trasporto scialuppe. Interessante. Vanno bombe al trasporto scialuppa. Sì, quindi al posto delle bombe le scialuppe, vabbè, ci sta. Se sei un aereo di soccorso. Manca una scialuppa di salvataggio. L'avranno usata? Vediamo no. Un po', si è bucata. Quindi, andiamo avanti. Dio santo! Un cadavere. Sì. Mentira, quando si trovano i cadaveri non... Bisogna riportarli su. In vita. No, che in vita. Ormai. Ha qualcosa in mano. Ma
Sì, prendiamo io, già che ci siamo. Ok. Okay. Ma quello non aveva detto di non toccare niente. È una... Sono tipo delle fotine. Sì, foto sì, di c'è donne. La forza, la moglie, la fidanzata. Nell'epoca dell'epoca. Vabbè. Lascio quello lì, patatino. Che cosa diavolo è successo qui? Sembra sapessero morti? Di essere spacciati. Anche perché hanno tipo... Schiaccia là? Questo è scusso. Ma l'ho schiacciato. Ha qualcosa in mano. Ah, ok. No. Ha qualcosa in mano. No, perché ha tipo... Aveva anche un buco di proiettile in testa. Tra l'altro. Però vabbè. Fammi vedere da qua. Qua da qua indietro. Arrivo. C'è solo questo da cliccare. Vai. No, stavo vedendo se mi faceva qualche... Hai sentito? Controlliamo. No. Cosa hai sentito, scusa? Non l'ho sentito. Cosa devo fare? Vai lì. Grande. Rilevamento uso. Cazzo ha fatto? Cosa ho aperto? Ha aperto la cabina di pilotaggio qua. C'è uno con una pistola inquietante. Esatto, c'è uno con una pistola... L. Ma vaffanculo, va! Te e sto pesce mongoloide. E poi ogni volta... Mi spezzi una costola prima o poi. Ho fatto pianissimo stavolta. E poi vabbè, al massimo mettiamo un cuscino, così posso tirare forte. Spam! Tirare gomitate alla Van Damme. Porca puttana. Ti spaventi tu e mi ficchi le gomite da me, non ho capito. Vendo questo, che cazzo succede? Sta andando giù tutto. Non so, ma non mi ha fatto cliccare un cazzo però. Qui, subito. Ma se è solo aperta la cosa, cioè sei già fuori. Cazzo vuoi uscire? Oh, c'è sta il foglietto. Uno squalo. Ci mancava questa. Fatti sotto, squalo. Ma no, fatti sotto squalo no. Non è interessato a noi. Andiamo. Io non l'avrei visto che era grigio come colore. Andiamo via, direi. Aspetta. Io lo vi spero. Ok. Pensavo che fosse il momento giusto. Poi, un attimo dopo non lo era più. Ma nessun momento. Quello giusto. Io non credo. Che abbiamo fatto? Oh. Ma dai, nello sott'acqua. Madonna, che romanticone. Giulia, vuoi sposarmi? No. Cazzo. È uno scherzo? Dai, uno scherzo. È uno scherzo, vero? Cosa? Cos'è? C'è una telecamera nascosta? Che no. Sott'acqua. Ok, tutti fuori, lo scherzo è finito. Giulia, sono serio. Che dobbiamo fare? Sì, dai, l'amore. Wow, che storia assurda. Come finisce? Sì, voglio sposarti, cazzo! Buono. Voglio sposarti, cazzo, e cioè nel senso, vuole sposare lui, vuole esatto. Sposare il cazzo. Sei un mio fascinoso eroe. Ora che hai conquistato la tua sirena, ti va di lasciare questa trappola mortale? Direi. Please, quello gli ha fatto Giulia. Stiamo risalendo, passo. Ehi, da dove sbuca quella barca? Devono essere quelli lì di... Sì, il pelatone che, sì. A cui ha mollato i soldi così nell'acqua. Ehi, che loro Giulia, tipo ci mangiano prima due mesi. Wow, cazzo, dobbiamo tornare lì sopra. Sì, hanno lanciato prima una bomba. La decompressione. Sì, no, infatti. Prudenza. Sì, mio per favore. Sì, ok. Ste cose gli scattano le orecchie. Ci stiamo mettendo troppo, è una tortura. Un altro paio di secondi. Ok, vai, sì, via. Dai, se no così. Stanno bene, sono solo un po' bruciacchiati. Ho fatto la sfiammata. Tranquillo, bello, è tutto in ordine. Mi è scoppiato solo il barbecue. Ci penso me. Soldi lì così nell'acqua. Perché ci sono dei soldi? C'è stato un piccolo contrattempo con il barbecue. E i soldi. Sembrava che la barca fosse in fiamme. Che mi dite dell'altra barca? La donazione all'oceano. Perché paghi l'oceano? Una barca di pescatori è finita contro la fune di sicurezza. Oh, è così che è andata. Già,
Rompevano, ma quando Conrad ha fatto piovere soldi se ne sono andati. Comunque, non importa. La vera domanda è... che avete trovato? Abbiamo trovato l'aereo. Ed è gigantesco. Pieno di roba forte. Oh, signore, ragazzi, potreste chiudere il becco per un secondo? Porca vacca! Bella, amico, auguri! Gran bel corpo! Scusa, salite e capito. Festeggiamo. Capito l'anello. Capito l'anello, chi se ne frega dall'aereo. Ah, c'è il nostro amiciccio. Amiciccio. Salve. Uè, Franco. Traspare un po' dell'animo di questi coraggiosi avventurieri? Alex e il suo fratellino Brad che si credono dei giganti, ma rischiano di scoprirsi fragili. Madonna, che tragico. E Giulia, l'amore della vita per Alex. Un amore corrisposto. Che dire di Conrad? Un ragazzo impavido, vero? O un magari soltanto arrogante. Poi c'è top di gamma. Cioè, donna forte, cioè il money. E ostinata. Lei sembra in qualche modo immune al fascino di Conrad. Finora, quantomeno. Ma tanto con le scelte la incaprettiamo. Ogni scelta ha tutti a prendere decisioni per cui essere grati. Sta andando bene. Con sta faccia. Con sti chiari di luna. Beh. Bene, bene, bene. Mi sa che è come se fosse tipo finito il capitolo. Sì, infatti. Allora, ragazzi, dai, facciamo così. Ci vediamo con la prossima puntata con Maid of Medan. Andiamo avanti con la storia. Mi raccomando, supportateci. Sopportateci, soprattutto mettete un like al video, iscrivetevi, attivate la campanella e tutte quelle cose che dicono tutti gli youtuber fighi, sai? No, attiva la campanella, amico. Adesso dobbiamo cominciare a dirlo prima, forse, sì. No? Non dopo il video, così la prossima volta video facciamo i fighi. Bentornati, ma iscrivetevi, mettete like nella campanella, bentornati. E mi raccomando, ovviamente guardate i video fino alla fine e basta. E scrivetecelo nei commenti, perché se avete visto il video fino alla fine, la parola d'ordine. Ancora, la parola d'ordine. In questo video è... Nord. Nord, così a caso. Va bene, ok. La prima cosa Nord. Nord, ok, perfetto. Ciao ragazzi. Ciao.